Dovrò farci qualche modifica, ma nel complesso è in ottime condizioni. Ma un po' rigida, forse. Cos'è successo? Come? Perché si è fermato? Ho finito. È impossibile. Guardi pure. Signor Smith, perché un uomo come lei vuol lavorare in un giornale come il mio? Per istinto. Signorina Benson è rimasta colpita? No, stupefatta. È comprensibile. Però devo confessarle che questa non è la mia vera vocazione. Davvero? No, io sono un reporter. Oh. Alcuni hanno le mani d'oro, io ho il naso d'oro. Dove c'è una notizia, questo naso la sa annusare. Ho paura che ci saranno poche notizie da annusare a Dansburg. Chi può dirlo? Allora, sono assunto? Lo sarebbe se avessi un giornale. Ma non ce l'ho ed è inutile che stia ad ingannarla. Tutto questo appartiene alle banche e alle società finanziarie che accampano dei crediti. Oh. E a quanto ammonterebbero questi crediti? A circa 4.861 dollari e 23 cents. Credo di poterci arrivare. Intende farmi un prestito? Forse. Ci vuol scusare un momento, prego. Che ne pensi? Beh, se ci avesse fatto questa offerta 10 minuti fa avrei detto che era matto, ma adesso non lo so. Cosa ci guadagna lui? E che ne so. Però voglio tentare. Sì, ma... Può essere un'occasione. Dopotutto, cosa ho da perdere? Proprio così. Cosa ha da perdere? È una bella sensazione, non è vero? Saldato, saldato. Chi è che andrebbe in giro con 5.000 dollari in contanti in tasca all'infuori di lui? Ah, a parlare del diavolo. Scusate l'interruzione. Dite, quanto tempo ci vorrà per far uscire un'edizione? Noi usciamo solo alle 4. Voglio dire un'edizione straordinaria. Allora ci vogliono un paio d'ore, ma se ne vale la pena. E ne varrebbe la pena se si soffiasse una notizia alla Gazzetta? Dipende dalla notizia. Ecco. Incredibile. Beh, è successo solo mezz'ora fa, sentiamo se è vero. Mette in dubbio quello che dico. È una precauzione normale, signor Smith, dovrebbe saperlo. Vorrei parlare con il signor Underwood. O forse può aiutarmi lei, ci hanno detto che c'è stata una rapina. Grazie. Bene, al lavoro. Subito. Gliel' avevo detto che ho un buon naso. Ehi, rapinato una banca in pieno giorno, edizione straordinaria. Grazie, signore, grazie. Tutti i particolari sulla rapina alla banca. Il bottino ammonta a 15.000 dollari, edizione straordinaria. 15.000 dollari rubati in una banca, grazie, signore, grazie. Edizione straordinaria, leggete tutto sulla rapina alla banca, tutte le notizie. Grazie, signore. Edizione straordinaria, ultime notizie. Grazie, signora. Edizione straordinaria del Corriere, ultime...